Salve a tutti ragazzi e bentornati sul canale, qui è Retro Game e ben ritrovati ancora una volta su Immortals Fenyx Rising. Vi ricordate che noi eravamo arrivati su queste rocce? Sono onesto ragazzi, a me il titolo sta garbando per il semplice fatto che mi piace proprio per come l'hanno sviluppato, ok che comunque sia d'accordo è del 2020. Secondo me ragazzi c'è veramente tanto di quel potenziale. Questo determinato titolo vagamente gioco a dei titoli di questo genere, quindi azioni, avventura. Mi piacciono di più giochi ad esempio di sparatoria e quant'altro, però comunque ragazzi dai su ci si può anche ragionare. Allora dobbiamo andare verso quella zona. Allora aspettate, facciamo così, dobbiamo andare in tal caso dov'è che eravamo? Eravamo arrivati di qua, dobbiamo arrivare là, quindi dobbiamo arrivare lì a nord, verso nord. Com'è che ci arrivo? Ci arrivo credo forse di qua, non lo so, vediamo ragazzi, scopriamolo. Ok, salta di qua, vai di qua e vai di qua. Sì, dovrebbe essere in tal caso da questa parte. Vediamo un po', ragazzi, che cos'è che ci aspetta in questo nuovo appuntamento. Indagare sullo strano bagliore sull'isoletta. Ah, benissimo, e credo che di qua non si passa, però. Mi sa che abbiamo un piccolo problema, Houston. Houston, ma aiuti tu? Com'è che faccio? Ah, non lo so. Ah, ok. Vabbè, questo qua è un po' più largo. Dunque, allora, aspettate un attimo perché. Mappa, ah, io la posso ingrandire, ok. Scorri icone obiettivi, ma io dov'è che sto peraltro, scusa? Vita e morte. Posizione indicatore. Se la posizione è l'indicatore. Ma che fanno? Ma sta dall'altro lato. Ah, volete vedere che forse magari devo arrivare da là sotto? Aspettate ragazzi, aspettate. Oh, pela là, ok. Ma aspettate, ma qua sotto qua ci sta acqua? Perché io posso pure fare. E la depanza un'altra volta. Aia, mannaggia la miseria. Che cos'è questa qua? Sempre depanza che si butta. Sì, mi sa che dovrebbe essere da questo lato qua, se non vado errato. Maronne, sa. No, copri quelle. Chiudi là sotto, maledetta. Raga, questa qua che mostra sta roba qua ad altre persone qua non mi sembra proprio il caso giusto di poter aprire, vabbè, ci siamo capiti, dai. Dobbiamo scoprire questa. Ah, eccolo dov'era. Non era di là, ma era di qua. In tal caso. Che cacchio è successo? Ma come? Allora mi sa. Oddio. Allora mi sa tanto, ragazzi, che devo rifare. Anzi, devo fare la strada a piedi, va. Ah, quindi allora, tenendo premuto il tasto numero 2, riesco a prendere il fungo blu. Per poter rigenerare ovviamente la vita. Buono a sapersi, ragazzi. È buono a sapersi perché comunque sia, non lo Ma chi vi ha sapevo. fatto questo? Prometeo, smettila di compatire gli umani e passa all'azione. Bene. Ma adesso sì che ci siamo. Ore, maronne, che cos'è? Devo nuotare fino all'altra costa. Ma va? Sembra che non lo so. Ok, perfetto, arrivati. Dunque, devo salire di qua, credo, suppongo, sì. Dobbiamo arrivare qua. Ma che? Mi senti lì dentro? Arrivo! Ho trovato la tua ascia! Fenix si avvicinò all'ascia, sentendo che la chiamava a sé. Sembra l'ascia di Atalanta. Deve essere una copia. Anche se. Ma prima che Fenix potesse recuperarla, una forza terribile risucchiò l'ascia nella fossa. Chi bussa alla mia porta? Oh, abbiamo fatto Nessuno. danni. Pensi che quel vecchio trucco funzionerà con me? Vieni nel mio salone. Disse il ciclope al marinaio. Ciao Tifu, tutto bene? E abbiamo trovato un'ascia. Dunque, arrivata a sto stadio, devo andare per forza di qua perché non ho altre scelte in tal caso. Bene, ecco la fine di Phoenix. Una narrazione passabile. A volte zoppicante, devo dire, ma la fine mi ha davvero colpito. E ora, a noi. È tempo di aiutarmi contro Tifone. Non è ancora finita, neanche per sogno. Carica le pozioni. Oddio, questa qua sempre depansa.
Aia, mi ci sono fatto male io per lì. Ah, pure la schiena. Ah, benissimo. Pensavo che fosse finito il gioco, ma infatti non è finito. E che cos'è l'open iniziato? Ingresso in passaggio nell'abisso. Ah, bene. E che roba è questa? Non lo so. Che cos'era quello strano posto? Quello è il Tartaro. Dov'è atterrata Phoenix esattamente? Nel Tartaro, l'orrendo abisso nel quale avevo imprigionato Tifone. Deve aver aperto dei crepacci nelle cripte dell'oltretomba quando è fuggito. Lo sai tu, lo so io, dillo. Phoenix era nel totale dubbio. Ti odio. Ma non sei incuriosito? No, vai avanti. Ah, benissimo. Dobbiamo trovare l'ascia. Ah, va bene. Ci sto. Non capisco se il tuo è coraggio o solamente follia. Vediamo se riuscirai ad accettare la mia sfida o se cadrai come tutti gli altri. Chi sei? Ehi! Sono Retro Game, ecco chi so. È quello che ti ha fatto cascare sotto come un pirla. Com'è che si fa qua, mo? Perché è troppo lontano. Aspettate, ma... no. Ma non credo che ci sarà un doppio salto, però, Non lo credo proprio. Perché questo qua sì e no. Perché così se ne scendono di sotto. Aspettate. Perché si sono abbassate quelle e alzate queste. Ah, ok. Ma che cavolo di marchingegno che si sono inventati questi altri, oh. Grazie, caro, che mi dai il passaggio, Gentilissimo. Ma pensate... Andiamo di qua. Aspettate, prima di prendere quella leva... Dunque, abbiamo aperto una chest a pedate e ci sta tutta. Primi uno per usare una pozione salute, due per usare una pozione resistenza. Ok. Quindi, in tal caso... ma io mo là com'è che ci arrivo là sotto là? Oddio, maronne, scusate. Com'è che ci faccio ad arrivare io là? No, che poi questa qua... Ah no, vabbè, credevo che si potesse appendere in qualche modo come le scimmie, no, infatti no. E mi sembra ovvio, no? Dunque, allora, aspettate, va. Fatemi capire robe. Di qua. E poi, così l'ho bloccata. Così si rimuove. Com'è che faccio ad arrivare io là, mo? Non lo so, perché in tal caso queste qui sono per queste qua. Hai capito che cavolo di invenzione che si sono pigliati? Cosa sono? Ali? Phoenix ci passò sopra le mani, notando che mancavano diversi pezzi. Come se qualcuno le avesse fatte a pezzi. Sembrano essere fatte a mano. Come funzionano? Sempre se funzionano. Perfetto, abbiamo ottenuto delle ali spezzate, quindi... Wow! Funzionano davvero! Più o meno. Sì, infatti. Sì, funzionano, dai. Diciamo che ci potrebbero stare, ma boia, stiamo qua. L'ascia di Atalanta, la più letale delle cacciatrici, la più rapida delle eroine caduta per mano di Tifone. Ma non l'avevo trasformata! Hai trasformato un sacco di gente... Devo smettere di bere. Perfetto, abbiamo pure l'ascia di Atalanta. Sì, caro. Aspettate, va, facciamo così, leggiamo. Difficoltà, obiettivi, mappa non disponibile nelle cripte, ricarica cripta, abbandona cripta, no. Oddio, non lo so che cos'è che ho attivato. Uno dei miei fulmini! Nascosto da Tifone. È finita! Phoenix diventerà cenere! Nessuno può usare quei fulmini tranne me! Oh, davvero? Ragazzi, qua si sono inventati veramente la genialata dell'anno, qua. Guardalo! Una riproduzione del fulmine di Zeus? Sì, infatti. Assurdo!
Oddio. Il potere percorse tutto il corpo di Phoenix. Era troppo da sopportare. Ma che mi succede? Tanti saluti, mortale! E poi, all'improvviso, si fermò. No! Le ali hanno scaricato a terra il fulmine. Sono state realizzate per sopportare le tempeste. Non dovrebbe succedere! Eppure, è solo l'inizio. Raga, ma è fatto veramente benissimo. Abbiamo ottenuto anche il... Dopo essere finita negli abissi del Tartaro ed esserne sopravvissuta, Phoenix riemerse vittoriosa. Per ora? Il fulmine di Zeus. Quello sconosciuto che stavo inseguendo, che fine ha fatto? Con le ali avrebbe potuto attraversare l'antico ponte e scoprirlo. Non mi metterei della roba trovata in giro. Chissà dove erano prima. Spesso Phoenix aveva raccontato la storia del geniale inventore Dedalo e delle sue incredibili ali. Forse qualcuno ha copiato il progetto, pensò Phoenix. Che cosa inutile. Oh, forse sono maledette? No, non credo che sia così. Allora, le ali ce le abbiamo ancora, l'ascia ce l'abbiamo, credo anche il fulmine di Zeus. Arrivata a questo stadio, dobbiamo andare al crepaccio. Però aspettate, prima di andare al crepaccio, ovviamente mi segno il punto esatto. Ci posso arrivare anche di là. Però aspetta, secondo me non ho abbastanza resistenza per poter arrivare. Oddio. No, secondo me ragazzi non ho molta resistenza per poterci arrivare. Batte la pisca, mo qua. Vabbè, vai de panza. Ah no, stavolta è caduta bene. Proviamoci, va. Aggrappiamoci qua. Ok. Un fungo l'abbiamo mangiato. E vediamo un po'. Madonna però, che cavolo. Se ne vanno veramente in quantità industriale sti cavolo di funghi blu però, eh. Cioè, ne devi mangiare veramente tantissimi per poter far aumentare la barretta. Io pensavo che con uno solo ti aumentava tutta quanta la barretta, ma infatti non è così. Porca Eva. Cioè, non lo sapevo mica. Dai, su che ce l'abbiamo fatta, Phoenix. Dai, è così, Phoenix. Dai, olè, e mi ci sono risparmiato in tal caso la strada. Ok, quindi adesso che cos'è che si fa? Da dov'è che si va adesso? Sto arrivando! Resisti! Ok, stiamo arrivando, quindi che cos'è se che succede? Se solo Ligirone fosse qui. È lui l'eroe, non io. Che cosa posso fare? Addormentare i mostri del Tartaro raccontando loro una storia? Beh, mi sembra giusta, dai, su, mi sembra veramente giusta questa. Ok, allora un altro fungo blu, vediamo un po' quanti altri funghi blu che ci stanno. Però com'è che faccio ad usare l'ascia io? Salve, signor Procedu. Non mi sembra una cosa giusta andare là, ragazzi. Non mi sembra una cosa buona e giusta andare là sotto. Oddio, ci vorrei provare, sono onesto, però lasciate fare. Lasciate fare perché non mi sembra proprio una cosa tanto giusta. Salve, signor Procedu. Aia, maledetto. E signor Procedu che vola. Bene, perfetto. Andiamo avanti, va. Aspettate, fatemi vedere. Dov'è che devo andare? Ok, quindi è giusto là che devo andare. Dai, su, va benissimo, d'accordo. Quindi secondo me devo attraversare questa parte. Diciamo, combattere contro i due soldatini qua. E andare avanti. Salve, buongiorno. Disturbo? No. Salve, caro. Oh oh. Ullala, guardate qua che figata. Eh sì, pure le colonne a terra però. Dunque, allora, vediamo un po', devo andare di qua. Però, cavolo, volevo trovare degli altri funghetti allucinogeni qua. Che male non farebbero. Devo scalare, mi sa, la montagna. Ok, perfetto, vediamo un po', degli altri funghi allucinogeni qua. Dov'è che stiamo, peraltro? Ah, benissimo, pure le pecore sono diventate di pietra. Oddio. No, che cazzo. Una gorgone? Allora esistono. Gorgone? Ma quanto fai schifo? È brutto. Cos'è quel luccichio? Ma che panza, salute! Ma che panza che c'ha? C'è
Algo di sorpresa? Ok, quindi accovacciati. Abbassati o nasconditi tra i cespugli per ridurre la nostra visibilità. Ah, ma questo qua si è proprio spavaranzato così. Ok, quindi sono, diciamo, quasi invisibile. Quasi. Ok, aspettate. Maronne santissime, che cos'è? Quei parabraccia, li ho visti nei dipinti. Impossibile. Ah, eppure erano loro. Eracle, il più forte dei mortali, lo sterminatore di mostri, aveva sfidato Hera e ottenuto l'impossibile indossando quei parabraccia. E ora appartenevano a Phoenix. Che colpo di fortuna! Ehi, voi! Fermi! Prendetevela con qualcuno che è armato! Brava, l'hai detto. E mo sì che so cacchi. Ah, ok, l'ha fatto per far sfuggire al ragazzo là. E così Phoenix, dopo aver sconfitto la Gorgone che aveva teso un agguato a Eracle... Ma che fai? Che succede alla tua voce? Eracle? Sì, quello! È così che si dovrebbe pronunciare. Sembra una bella fatica, ma è il tuo funerale. Solo che non posso morire. Non me lo ricordare. Per gli dèi! Mi sento come se potessi sollevare una montagna. Se solo quei parabraccia potessero spostare questa. Per Ade, voi due, prendetevi una stanza. Ok, quindi abbiamo ottenuto altra roba, ragazzi, fighissimo. Veramente una cosa spettacolare. Quindi possiamo prendere le rocce e tirarle addosso alle persone. Cioè, persone poi. No. Ah, cacchio, mi sa tanto che mo se scendo di qua o ci muoio o ci muoio. Scusi, signore, lei è là sotto, Ma non c'ha mira sta donna. Ma sta donna non c'ha mira. No, aspettate, perché c'è scritto? Lancio caricato, tieni premuto. Che, vabbè, consuma pure la resistenza qua. Oddio, figata, ragazzi, una figata. Resti fermo là un attimo. Oddio, non ci credo mai nella vita, l'abbiamo fatto fuori. Non ci credo mai nella vita. Allora, aspettate, va. Scendiamo di qua. Olè. Buongiorno, buon salve, scusate, Oddio. No, ragazzi, mi ci sto a divertire come un pazzo. Oddio, guarda qua. Mi ci sto a divertire veramente come un pazzo io qua su sto gioco. No, veramente, ragazzi, non sto scherzando. Dunque, detto questo, ragazzi, io salvo la partita perché non vorrei che questo gioco mi andasse in crash. E niente, ragazzi, dunque, io direi quasi di fermarmi qui con questo nuovo appuntamento della serie di Immortals Phoenix Rising. È tutto. Mi raccomando, come sempre, vi invito a lasciare like, a commentare, ad iscrivervi, attivare la campanellina, condividere questo video per poter aiutare serie e canale a crescere, e noi ci rivedremo in un prossimo video. Ciao.